Sono Domenico Pozzovivo e sono fuori di bici. Sono Oscar Gatto e sono fuori di bici. Sono Moreno Moser e sono fuori di bici. Sono Damiano Cunego e sono fuori di bici. Sono Eros Capecchi e sono fuori di bici. Sono Danilo Di Luca, sono fuori di bici. Sono Francesco Chicchi, fuori di bici. Sono Vincenzo Nibali e sono fuori di bici. Sono Diego Lissi, sono fuori di bici. Buonasera a tutti gli appassionati del grande ciclismo da parte di Roberto Sardelli che vi parla e di tutto lo staff di Fuori di Bici. Eccoci ancora con l'appuntamento, sia pure in via sperimentale, del talk show che ci accompagnerà sul web e sulle frequenze di Radio Sportiva per tutto l'anno 2013. Ricordiamo che se il debutto ufficiale ci sarà alle ore 19 di martedì 8 gennaio, questa seconda puntata, da definire giustamente sperimentale, è comunque una ghiotta occasione per parlare di ciclismo, oltre che per tutto il nostro staff di ottimizzare la sinergia di lavoro. Questo pomeriggio avremo ospiti due giovani atleti, entrambi provenienti dalla splendida Maremma, due compagni di allenamento che nelle categorie minori hanno avuto spesso modo di confrontarsi tra di loro. Da quest'anno si troveranno invece come compagni di squadra alla Lampe Merida. Stiamo parlando di Elia Favilli e Diego Lissi, un debutto agonistico che per entrambi si annuncia ormai alle porte. Dalla regia mi dicono che Elia Favilli è già in linea, per cui non esitiamo e andiamo subito da questo giovane e generoso atleta che tanto bene ha fatto la scorsa stagione mettendosi in luce in modo particolare alle classiche del nord. Allora Elia, ormai siamo proiettati per la stagione 2013, come hai trascorso il Natale? Ma è in famiglia, con tutti i familiari. Quindi però non ti sei sottratto agli allenamenti, perché la tua stagione 2013 comincerà molto presto. Sì, mi sono allenato anche a Natale, ho fatto 2 ore, ma secondo me per un ciclista non ci sono giorni feriali, insomma. Anche a Natale bisogna andare. Vorrei che tu ci ricordassi dove avverrà il tuo debutto. Sì, il 12 gennaio parto per l'Australia. Dove ti aspetta il Tour Down Under? Tu sei un corridore che col passare degli anni, con l'apprendistato, diciamo, nel mondo dei professionisti, ti sei fatto valere per le tue doti piuttosto veloci, di passista, hai fatto bene in Belgio. Insomma, abbiamo sempre impresso un pochino anche la tua arte di funambolo a quei giorni del giro in Danimarca, quando ce la facesti a saltare sopra Cavendish. Sì, sicuramente vado lì, è una nuova esperienza, in Australia non sono mai andato, una nuova gara, so che lì vanno già forte, anzi fortissimo, e io vado lì per fare prima di tutto una nuova esperienza e per cercare di fare il meglio possibile. Ti hanno già raccontato tanto sole, tanto vento e poi insomma questa nuova avventura in una nuova squadra. Sì, sicuramente è tutto nuovo, speriamo vada tutto bene, dai. Quali sono le aspettative che dal general manager Saronni e poi un po' tutto lo staff tecnico del team Lampre si aspetta da Favilli, considerando che insieme a te alla Lampre ha fluito anche Filippo Pozzato, che è stato un pochino il tuo capitano, un pochino anche maestro lo scorso anno nella Farnese-Bini? Sì, sicuramente devo fare bene le gare del nord, devo dare una mano a Pippo e penso non è facile stare accanto a lui nei finali di gare, in quelle gare lì. Comunque ce la metterò tutta per essere insieme a lui, insomma. Come abbiamo ribadito, una nuova avventura, ma sicuramente ci sarà anche un po' di spazio forse per le ambizioni personali di Elia Favilli, cosa ne pensi? Sì, penso di sì, poi vedremo strada facendo, dai. Ora è inutile porci magari obiettivi anche difficili, penso che sarà la strada a decidere per tutto. Ma un sogno nel cassetto, magari, che può sembrare così a dicembre ancora recondito, ce l'hai? Ma devo dire la verità, spero di vincere.
che non ho ancora vinto i professionisti, sarebbe un sogno e spero di vincere. Quale gara sia non è importante, ma spero di sbloccarmi. E alla Lamp troverai Diego Lissi, che praticamente è stato un pochino il tuo gemello in tutta l'attività minori, fra juniores e poi fra dilettanti, e state 10 km l'uno dall'altro, quindi un amico, anche se è stato un grande avversario nel corso della tua carriera. Sì, sicuramente è stato, diciamo, un grande avversario per me e penso di essere stato lo stesso io per lui. E la cosa di allenarci tutti i giorni insieme penso ci faccia crescere e penso ci faccia bene a entrambi. E poi, correndo per la stessa squadra, per gli stessi colori, bisognerà anche cercare di unire gli intenti. Sì, appunto, infatti penso non ci siano problemi per questi motivi, insomma. Io gli darò una mano a lui quando servirà e penso lui farà lo stesso con me. Senti Elia, non possiamo esimerci però da chiederti, quando l'anno scorso alla vigilia del mondiale ci fu qualche contrasto con il DS Luca Cinto, tutto appianato, tutto risolto, ormai le strade si sono divise? Sì, dai, ormai la strada si è divisa e basta, non si può più tornare indietro e basta, insomma, dai. Bene, allora noi ti facciamo un caloroso in bocca al lupo e, fuso orario permettendo, se potremo tornare a disturbarti magari nei giorni del Tour Down Under. Va bene, benissimo, e speriamo. Credi il lupo, grazie. Grazie a te Elia. Dopo aver ascoltato il corridore della vetturina, ecco che abbiamo in linea Diego Lissi. A differenza del conterraneo, Diego ha già assaporato più di una volta la gioia del successo tra i professionisti. Quest'anno però è lecito attendersi da lui l'effettivo salto di qualità. Siamo sicuri che, a cominciare dal general manager Zaronni, a tutti i tecnici della formazione Blu Fucsia, si attendano dal giovane Diego l'effettiva consacrazione. E allora prestiamoci a conoscere le ambizioni dalla voce del diretto interessato. Ciao Diego e sinceri auguri per un 2013 che, per forza di cose, vista la giovane età, vista l'evoluzione sportiva, ovviamente un po' tutti confidiamo che possa essere per te e per il ciclismo italiano denso di tante soddisfazioni. Grazie mille, intanto auguri a tutti. Beh, che dire, sicuramente siamo sorpassati questi miei primi anni da professionista, comunque dove ho fatto grande esperienza, dove comunque sono arrivati successi, quindi diciamo sono felice questi miei primi 3 anni e adesso sicuramente e tutti si aspettano da me quel salto, quel gradino, diciamo, da fare ancora in alto. Insomma, sì, sicuramente già da questo inverno sto lavorando per cercare comunque già di arrivare ai primi appuntamenti in buone condizioni e, insomma, speriamo che comunque anche altri giovani e tutto pescano e, insomma, per arrivare comunque a grandi appuntamenti ed essere protagonisti. Ma un Diego Lissi orientato nelle gare in linea o che guarda un pochino da protagonista anche nelle grandi gare a tappe? Scarponi ha un anno di più, Cunego sembra ormai abbandonato le velleità nelle grandi gare a tappe, e tu hai dimostrato, pur essendo una spalla preziosa per Michele Scarponi, ha dimostrato che, insomma, l'alta classifica ti può veramente avere fra i grandi protagonisti. Sì, diciamo che negli ultimi 2 anni ha fatto il giro e, insomma, lo scorso anno ha vinto una tappa nella terza settimana molto bella, e quest'anno ha fatto, insomma, 21esimo in generale, comunque stando sempre crescendo, aiutando il mio capitano Scarponi, e il prossimo anno dovrebbe essere ancora il Giro d'Italia, il mio appuntamento,
insomma stiamo ancora un po' valutando, e sicuramente insomma Michele so che insomma, ci tiene tantissimo e tutto, insomma ha dimostrato comunque negli ultimi due anni di essere lì protagonista per vincere il giro. Sicuramente per un corridore giovane come me insomma è difficile comunque competere ancora magari nel giro di 3 settimane in cui, però comunque insomma alzare l'asticella e avvicinarsi molto è uno dei miei obiettivi, e sicuramente comunque innanzitutto cerchiamo di far bene nelle classiche, che quello lì insomma mi preme molto, e già lo scorso anno ero lì davanti, e quest'anno sicuramente voglio far bene, e poi pensiamo comunque al giro. Procediamo per gradi, Diego. E purtroppo le notizie che ci giungono dalla tua zona, dalla tua costa, ci dicono che difficilmente né Diego e molti altri tuoi colleghi debutteranno, faranno il loro debutto stagionale in Costa di Etruschi. Sembra che veramente arrivata la 17ª edizione e purtroppo c'è, si profila una pausa di arresto per questa corsa che praticamente ti arrivava davanti casa. Sì, infatti veramente un peccato non poter partecipare a questa corsa, e come hai detto te si conclude veramente a poco centinaia di metri da casa mia, e niente, ormai per arrivati la 17ª edizione era tutto diciamo lanciato, ovviamente insomma vari problemi ci sono stati in questi ultimi anni insomma con sponsor e comuni sicuramente non ci ha permesso più di fare questa corsa. Chissà adesso sicuramente gli organizzatori del Donoratico si prenderanno una pausa, però insomma ci sta che comunque in futuro, in meno tanto lontano, insomma che si possa rifare. E quindi niente, quest'anno un po' anticipato l'esordio, ero a metà gennaio in Argentina e poi fine di febbraio ci sarà la Challenge a Mallorca e farò quelle gare lì. E in Italia dove potremo vederti? Perché c'è un febbraio piuttosto ricco di appuntamenti, c'è Arona, La Eguiglia, poi Gran Premio Camaiore, Strade Bianche e speriamo anche Tirreno Adriatico, che insomma perlomeno per rumor si sembra che dovrebbe ancora avere come trampolino di partenza la Costa degli Etruschi. Oppure sarai ancora dirottato alla Parigi-Nizza? Beh, diciamo per quanto riguarda febbraio di gare in Italia dovrei fare La Eguiglia, dovrei fare Camaiore, queste due dovrei averle, ci sarà un programma. E la Tirreno? La Tirreno niente, sono dirottato alla Parigi-Nizza, 3 anni che vado lì e insomma sono riuscito a fare anche bene, per corsi mi si addicono e niente, cioè prima o poi ce la farò a fare la Tirreno. Bene, e Diego, un sogno nel cassetto fino al Giro d'Italia? Un sogno nel cassetto, insomma ce ne sono diversi di sogni nel cassetto, e beh, sicuramente penso che andare a podio in una delle tre classiche sarebbe qualcosa di straordinario, diciamo che rimanendo sempre con i piedi per terra è tutto, però insomma è bene comunque darsi degli obiettivi importanti, però comunque far bene in quelle classiche lì, andare a podio sarebbe veramente già un bel successo per me. Allora spieghiamo agli amici di Fuori di Bici che per quelle tre classiche, te parli delle classiche delle Ardenne, Amstel, Freccia Vallone e Liegi-Bastogliese. La seconda parte del Belgio, la prima la lasciamo, veramente non è mia caratteristica. Sì, la prima poi fra i ranghi del team Lampre quest'anno ci sarà
Pippo Pozzato, che sarà affiancato dal tuo conterraneo. Avete fatto grandi sfide nelle categorie minori, Elia Favilli. Sì, esatto, insomma, la squadra ha fatto un grande colpo, quello insomma di Filippo, che insomma, ha dimostrato comunque anche lo scorso anno di essere assolutamente competitivo in gare del genere, quindi insomma poi sappiamo quanto è importante insomma fare punti pro tour, e lui in quelle gare lì sicuramente è lì a giocare la vittoria. Poi insomma c'è anche Elia, che sono ormai il mio compagno di allenamento, insomma per tutta la settimana, che insomma nello scorso anno ha dimostrato di esserci in certe gare, insomma di dare il proprio contributo. Metabolizzata diciamo l'emozione, soprattutto anche la soddisfazione per la partecipazione al mondiale di Valkenburg, no? Molti tifosi, appassionati italiani sono rimasti un pochino con la mano in bocca per una condotta di gara che molti addetti lavori, ma anche tifosi, ripeto, hanno un pochino criticato, soprattutto nelle ultime fasi. Per quanto ti riguarda, hai qualcosa da recriminare o resta comunque una bella esperienza per cui da mettere alle spalle e da valutare poi per il proseguo di una carriera che insomma è solo all'inizio? No, no, io non ho niente da recriminare, anzi a mio parere abbiamo corso in maniera perfetta come CT Follobettini ci aveva chiesto, e c'è solamente il risultato, perché insomma se si otteneva il risultato tutto insomma qui sarà a parlare di una grandissima squadra, aveva corso in maniera perfetta. Purtroppo insomma tutte le cervelle non riescono con il buco, e niente, nel finale è mancato un po' qualcosina, magari insomma se il percorso veniva anche era un po' più duro, sicuramente le doti e le caratteristiche di Nibali sarebbero venuti fuori insomma in un'altra maniera. Insomma purtroppo è stata così, però insomma siamo stati sempre nel vivo, nella corsa, nella fuga in cui dovevamo essere, c'eravamo in tanti, e poi insomma era anche un rischio comunque tirare, portarla via, perché insomma c'era gente importante e forte dentro la fuga, quindi noi abbiamo corso con la mentalità vincente dal primo all'ultimo chilometro, che purtroppo insomma è andata così, che adesso bisogna solamente guardare avanti, perché c'è un grande appuntamento nel 2013 qui nella nostra Toscana, quindi insomma guardiamo avanti e pensiamo a quello. Un'ultima cosa, Diego, ovviamente non possiamo carpirti nessuna promessa vincolante, perché sappiamo che le linee telefoniche dall'Argentina sono molto difettose, poi c'è il problema del fuso orario, ma magari al ritorno del San Luis, diciamo a fine gennaio, sarebbe bello scambiare con gli amici di Fuori di Bici battute per raccontarci un pochino come è stato questo inizio di stagione, perché insomma ormai da qualche anno si inizia subito alla grande, non è che si aspetta tanto e le pretattiche non valgono più, si cerca subito il successo perché conforta subito l'animo, vero? Sì, sì, no, infatti diciamo quando la squadra mi ha comunicato comunque se volevo partecipare insomma già a metà gennaio in Argentina, insomma sono rimasto veramente contento, perché comunque ho la possibilità comunque di correre, di mettere gare nelle gambe, quindi nel senso meglio di una corsa insomma come allenamento non c'è, e quindi niente, poi insomma sono posti caldi e insomma sicuramente mi dà modo di perfezionarmi nella condizione. Poi insomma si sente anche una bella prestazione, o addirittura magari la vittoria, insomma tanto meglio, sicuramente per il morale fa più che bene. Comunque ti sentiamo molto convinto, molto sereno, molto tranquillo, e quindi il 2013 speriamo che veramente ci consegni un Diego Lissi con una maturità e che veramente possa ottenere quelle performance che il tuo curriculum nelle attività giovanili veramente ha sempre fatto presagire. Sì, no, ho detto, io sono
il primo a sperarlo, veramente, insomma, sto dedicando una foto per far sì che comunque 2013, insomma, riesco a levare delle soddisfazioni per me, per la squadra e per tanti tifosi. Perfetto, grazie Diego, ancora in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Siamo dunque arrivati al termine di questa seconda puntata sperimentale. Ripetiamo, il prossimo martedì 8 gennaio, con inizio alle ore 19, la bandierina dello starter sancirà la partenza ufficiale di Fuori di Bici per la stagione 2013. In queste due puntate abbiamo toccato temi interessanti. Maximilian Chandri non ci ha voluto rivelare che cosa effettivamente bollisse in pentola, ma la recente intervista che il CT della Nazionale Paolo Bettini ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport lascia presagire un imminente avvicinamento. Non mancheranno argomenti e tematiche interessanti da affrontare e sempre in compagnia di grandi ospiti. Appuntamento allora per martedì 8 gennaio alle ore 19, collegandovi direttamente al sito web velobike.it. Un saluto a tutti da parte di Roberto Sardelli e da tutto lo staff di Fuori di Bici. Sono Domenico Pozzovivo e sono fuori di bici. Sono Oscar Gatto e sono fuori di bici. Sono Moreno Mosar e sono fuori di bici. Sono Damiano Cunego e sono fuori di bici. Sono Eros Capecchi e sono fuori di bici. Sono Danilo Di Luca, sono fuori di bici. Sono Francesco Chicchi, fuori di bici. Sono Vincenzo Nibali e sono fuori di bici. Sono Diego Lissi, sono fuori di bici.